Le Marche sono un modello di buona amministrazione per la Lega a livello nazionale, ha scelto di puntare sui partigiani, governano comuni, territori e regioni per portare più Marche in Parlamento, questo avremo un fatto straordinario. Certo, l'emergenza nelle Marche come in tutta Italia sono le tasse di bollette di luce e gas. Non si può aspettare che il governo si legale dove sono, come ha fatto una bolletta che è triplicata all'anno scorso, e quindi qua occorre un intervento urgente italiano e europeo per bloccare gli aumenti, altrimenti noi vinciamo le elezioni ma ereditiamo 1 milione di disoccupati. Quindi l'invito che la Lega fa a tutta la politica, al governo, al Parlamento e all'Europa è di muoversi in fretta con soldi veri. Ultima riflessione che tanti imprenditori marchigiani mi stanno facendo: Matteo, valutate l'utilità delle sanzioni contro la Russia, perché è l'unico caso al mondo in cui le sanzioni per fermare una guerra, per mettere in ginocchio un regime, per bloccare gli attacchi, non danneggiano i sanzionati ma danneggiano coloro che sanzionano. Quindi ci stanno rimettendo marchigiani e italiani, ci stanno guadagnando i russi. Quindi evidentemente a Bruxelles c'è qualcuno che ha sbagliato i conti, bisogna continuare a sostenere, difendere, aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia, che sta guadagnando centinaia di miliardi di in più, stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Quindi evidentemente c'è qualcosa da ripensare. Senatore, l'utilità del nucleare di ultima generazione, su questo immagina che si possano o si debbano pronunciare gli italiani che avevano già votato sul nucleare? Sì, sì, io penso che gli italiani abbiano voglia di essere indipendenti, liberi anche energeticamente e di pagare bollette meno care. Quindi quando posi la prima pietra, la prima energia con il nucleare, la vedi dopo 7 anni. Tutto il mondo sta investendo nel nucleare, dalla Francia, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Corea, la Russia, la Romania, la Finlandia, la Francia, la Slovenia, tutto il mondo produce energia sicura, senza emissioni, con poche scorie e pulita. Quindi non può essere solo l'Italia a dire no. Aggiungo la riflessione sull'Adriatico, ci sono i croati che estraggono gas e noi che lo paghiamo caro. Quindi chi sceglie la Lega sceglie lo sviluppo dell'energia. Ovviamente le comunità locali dovranno essere interpellate, ma ovunque al mondo si sta investendo sul nucleare. In Francia stanno costruendo 6 nuovi reattori. Non possiamo rimanere gli ultimi con le tasche vuote. Segretario, sia il tetto al prezzo del gas? Questo va bene, se l'Europa si muove va bene, però servono alcune decine di miliardi subito, perché se lunedì la Russia chiude i rubinetti, bisogna intervenire subito con alcune decine di miliardi. Ovviamente 30 miliardi che chiediamo da tempo non bastano per bloccare gli aumenti. Abbiamo fatto quota 100 sulle pensioni, bisogna arrivare a quota 100 per il costo del gas, perché altrimenti rischiano di saltare 1 milione di posti di lavoro. Con queste condizioni economiche diventa difficile immaginare la flat tax come l'avete sempre proposta? Il taglio delle tasse sarà un dovere, ma non perché lo vuole Salvini, ma perché lo chiedono le imprese per assumere e crescere. Però le imprese devono arrivarci in piedi. Molti di quelli che dicono aspettiamo il nuovo governo per bloccare gli aumenti di luce e gas non hanno capito che a ottobre molte aziende saranno chiuse. E quindi io voglio salvare l'economia del paese. Un cittadino le ha suggerito di andare a visitare l'ospedale di Fano, ci andrà oggi e tornerà appositamente? Nelle Marche ci torno, sono stato a Pesaro, oggi a Fano, ieri nell'Arcoletano, torneremo ad Ascoli a metà settembre e conto di tornarci, perché quel cittadino in bicicletta mi diceva vieni a vedere come il PD in passato ha ridotto l'ospedale di Fano. E a me piace toccarle con mano le situazioni. Abbiamo una squadra, il governo delle Marche, che diciamo sta recuperando in pochi mesi tanti anni perduti. Però a Fano conto di tornarci, ovviamente oggi è un sabato mattina alle 9:30, però l'accoglienza mi sembra straordinaria. Quindi poi ripeto, per me come segretario della Lega e come italiano le Marche sono un modello di buona amministrazione. Sullo scostamento di bilancio e sull'autonomia differenziata delle regioni, lei e la sua alleata avete idee abbastanza diverse, come lo accorderete? L'autonomia c'è nel programma del centrodestra, il blocco degli sbarchi c'è nel programma del centrodestra, lo stop alla Fornero c'è nel programma del centrodestra, come la flat tax. Sullo scostamento di bilancio occorrono miliardi adesso, subito. Preferisco spendere 30 miliardi adesso per salvare migliaia di aziende che non spenderne 100 a Natale per pagare la disoccupazione della cassa integrazione di migliaia di operai. Quindi
non è un problema politico la bolletta della luce e del gas. Se non si interviene adesso, entro i primi giorni di settembre, sarà tardi e sarà inutile. Per la Lega vince la squadra, e quindi se due persone vengono scelte e promosse dai marchigiani per rappresentarle in Parlamento, ce ne sono altre 20 in casa Lega, amministratori locali, imprenditori, militanti pronti a rafforzare la squadra della giunta regionale, quindi per me problemi non ce ne sono. Aspetto con gioia il voto dei marchigiani del 25 settembre. Prendere tutti i collegi qui nelle Marche, no, la detta Pesaro, resta convinto? Sì, non solo nelle Marche, ma penso in Abruzzo, in Umbria, in Emilia, in Romagna, non per fare lo sborone, perché questa è l'aria che sento, ovvero c'è voglia di stabilità, di sicurezza, di cambiamento, di fiducia, di centrodestra. E quindi vedremo di meritarci questa fiducia dal 26 settembre in poi.